Mattia, se c'era stata delusione a San Benedetto perché la partita sostanzialmente era in mano, poi dopo mezz'ora invece non lo è più stata. Eh sì, penso sia stata una delle migliori partenze che abbiamo fatto. Abbiamo messo sotto una squadra importante, una squadra d'alta classifica che gioca bene, li abbiamo praticamente non fatti giocare. Abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo riusciti a fare gol. La prima mezza palla invece lo abbiamo preso e da lì ci siamo un po' disuniti per la troppa foga di voler riandare a prendere un risultato che ci sentivamo un po' rubato, un po' scappato dalle mani, e abbiamo commesso l'errore di allungarci, di ragionare di meno, e abbiamo dato modo a loro così di fare qualche ripartenza, e noi abbiamo creato, perché comunque abbiamo ancora creato le traverse e tutto, però con un po' di disordine. Abbiamo sentito il mister molto arrabbiato, ha detto dovevamo reagire e non lo abbiamo fatto. Hai avuto anche te la stessa sensazione in campo? Ma sì, nel senso, alla fine del primo tempo anche ne abbiamo parlato di cercare di dare una scossa, ma farlo con la testa, e penso che a livello di testa non siamo riusciti. Abbiamo, a livello di voglia, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, però a livello di testa con poco ragionamento l'abbiamo fatto. Lo sai che ai tuoi piedi e alla tua esperienza si aggrappa il Teramo per una trasferta, quella di Gubbio di sabato, da cui passa molto del futuro di questa squadra. Sì, è una partita importante, l'ho detto prima, ormai diventano comunque tutte fondamentali perché ce ne sono sempre di meno e bisogna portare a casa dei punti, perché non è più tempo di guardare alle prestazioni, ma bisogna parlare di cose concrete e adesso servono i punti. Anche perché questo 2019 è iniziato come peggio non si potrebbe. Come non ci si aspettava, avendo visto le ultime partite del 2018? Sì, abbiamo finito bene, sia sotto l'aspetto delle prestazioni che dei risultati. A inizio di quest'anno diciamo che le prestazioni sono state discrete, però comunque ci ritroviamo con 0 punti in 2 partite e questo non va bene.